Mio padre la portava sempre in giro per dove abitavamo lì in campagna, poi la portava al cinema, la facevo proprio sentire la regina. Però è sempre stata una bambina buona. Ricorda Mafalda, è venuta a trovare sua sorella Sandra. Ha compiuto da poco 70 anni, è una delle donne affette da sindrome di Down più longeve d'Italia. Da 23 anni Sandra vive tra i sorrisi a Cesena, nella comunità Fabio Abbondanza, gestita dalla cooperativa sociale CILS. Insieme a lei 13 ospiti disabili. Per noi è importante la qualità della vita che queste persone possono vivere, poi per un anno, molti anni, pochi anni, non lo sappiamo, però Sandra è qui da molti anni e siamo sicuri che ha vissuto anni molto belli. Difficile rinunciare agli abbracci in tempi di Covid, in una casa dove si combatte il pregiudizio. Tutti uguali e tutti diversi. 16 operatori si alternano alla cura. Noi siamo ospiti perché questa è casa loro e quindi ogni giorno si rinnova questo rapporto d'amore. Sandra si fa sentire con i suoi vocalizzi, si fa sentire quando c'è qualcosa che le dà fastidio, si fa sentire anche semplicemente quando fa una camminata fuori perché è tra le poche autonomie che le è rimasta. Sandra vola leggera sul tetto di foglie per la sua passeggiata quotidiana. Guarda che bel fiorellino, senti il profumo? Lo mettiamo qua? È un portento di energie, Sandra. E anche a livello di salute, secondo me, questa cosa incide molto perché ha una gran voglia di vivere. È un amore incondizionato. Lei ne dà tanto e noi usiamo tutto il suo amore per ricaricarci. Abbiamo avuto fortuna a conoscerla.